Pietro Scalia, Riff di Sestri Levante e il Festival di Riviera International Film Festival. Un grande piacere, buongiorno. Buongiorno a voi. Com'è la figura oggi del montaggio, come si è evoluta negli ultimi 40-50 anni? E te hai iniziato da molto giovane, già alla grande, tra l'altro primo film con il premio Oscar JFK, il grande film di Oliver Stone. Beh, io ho incominciato quando ancora si montava in pellicola con le moviole e penso che ho trascorso tutti questi anni anche cambiando con le tecnologie che sono cambiate in digitale, con il videotape, però il montaggio veramente non cambia. Io penso che oggigiorno ci sono delle app che anche i giovani che possono utilizzare sul proprio computer e scoprono anche loro un po' l'arte del montaggio. Ci sono persone che si divertono a montare, altre che veramente non hanno la pazienza, no? Però oggigiorno i giovani hanno molto talento nel creare e nel montare i propri video, secondo me. Quando ero io giovane non avevo questa possibilità, per quello ho studiato a scuola di cinema e così ho imparato a montare. E con te è importante il rapporto e la relazione durante la produzione di un film con il regista? Assolutamente, è uno dei rapporti più intimi, secondo me, il rapporto fra il regista e il montatore, perché durante la fase di lavorazione si riscopre il materiale, un'altra stesura, no, del film, e ci sono tanti registi che amano questa parte della lavorazione, anche se tante volte non è facile, però è intima, e il rapporto fra il regista e il montatore è un rapporto di fiducia, di passione, di sentimenti uguali, come un matrimonio in un certo senso. E te hai lavorato, oltre che con Oliver Stone, anche con Ridley Scott, per il quale hai vinto l'Oscar per Black Hawk Down, e tra questi due registi, che non sono gli unici due grandi con i quali hai lavorato, volevamo sapere qual è la loro presenza durante il montaggio, quanto intervengono e se c'è stato qualche tuo intervento che hai consigliato al regista e lui ha detto ma sì, mi hai fatto cambiare idea. Sì, con tutti e due i registi ci sono stati due momenti critici nella lavorazione, specialmente ne parlerò anche oggi un po' sul film su JFK, che io avevo questa intenzione di, a parte di accorciare il film, di farlo più corto, era un film di quasi 4 ore nella prima versione, molto lungo, però l'idea era di ristrutturare il film, una cosa che Oliver non voleva perché era contento di come era stato scritto, però mi ha dato la possibilità di farlo e la struttura ha cambiato proprio il montaggio, anche la forma del montaggio. Poi la spiegherò un po' più tardi. Con Ridley Scott sul Gladiatore per me la mossa più importante è stata di mettere questa immagine, che è diventata un po' icona, l'immagine della mano sul coso, di metterla come la prima immagine. Un'immagine che era stata girata alla fine del film, delle riprese, però secondo me era essenziale di incominciare il film proprio tematicamente con quell'immagine. Poi anche la spiegherò un po' più tardi. No, a volte le immagini finali durante la produzione di un film vengono poi messe all'inizio, magari per scelte durante già il montaggio appunto del film. E invece una produzione, pensiamo, molto particolare come quella di Michael Bay per Ambulance. Avevi una pistola puntata alla testa per montare quel miliardo di immagini? No. Tra droni, effetti speciali, eccetera. Come hai fatto? Beh, come ho fatto? Il fatto è che Michael gira come un pazzo, gira moltissimo materiale, anche lui proprio dietro le riprese. Era per me con Michael di dirgli di calmarsi un po', perché a me veniva anche il mal di testa con, diciamo, quelle cose, però lui è uno che vuole utilizzare la maggior parte del materiale, perché fa delle inquadrature, diciamo, piano sequenze bellissime, no? Che gli considera, guarda, non devi tagliarle, no? Però lui c'ha questa tentazione, cioè ossessione di tagliare, no? Per quello era solamente questo un po' il coso, però è il suo modo
di lavorare così, di fare. Non è che si vince tutte le battaglie, no? Faccio un'ultima domanda. Quali sono i film che preferisci, sottintendendo dal punto di vista del montaggio, almeno tre film che per te sono fondamentali, non che hai montato te, per il montaggio, per un giovane che vuole approcciarsi a questo ruolo? Beh, per il montaggio io ho un film classico preferito che si chiama A Place in the Sun con Montgomery Clift e Elizabeth Taylor. Questo è stato girato negli anni 50, per quello è possibile trovarlo, però è diretto da George Stevens. Quello a me veramente mi ha dato sensazione di capire veramente il potere che ha il regista e il montatore. È un film da vedersi. Poi il film di Godard, A Bout de Souffle, che è montato bellissimo, proprio moderno nel suo montaggio. E altro classico dei montaggi direi Lawrence of Arabia o 2001, dei miei film preferiti. Ok.